Salve ragazzi, e allora, grande Juve, cioè grande Juve, sei grandissima vittoria, però grande Juve perché siamo stati bravi a gestire la partita, però non è sinceramente, non è che abbiamo fatto una splendida partita, anzi abbiamo giocato piuttosto male, bisogna essere anche sinceri. Beh, la partita è stata subito in salita, ragazzi, perché la Lazio è andata in vantaggio da un calcio di punizione, batte Cataldi, Pirlo e Pogba si addormentano e fa gol a rado di testa. Poi la Juve un pochino ha spento ed è stata molto cinica a sfruttare l'unica occasione che aveva, perché Vidal subisce un fallo per un calcio da dietro, netto, batte Pirlo, ci sono due giocatori della Lazio, ma stacca Evra. Mette la palla in mezzo, Chiellini in girata, bellissima girata di Chiellini, il Gorilla fa l'1-1 e dopo ragazzi abbiamo sofferto perché Pogba ha fatto uno stop di petto dove ha dato la possibilità a Parolo di calciare, Parolo ha calciato e la palla è andata di pochissimo fuori. Poi la Lazio ci ha tenuto nella sua metà campo per tutto il primo tempo, non è riuscita a segnare e nel secondo tempo più o meno è stata la stessa cosa, no? È stata la stessa cosa perché, sì, vabbè, Llorente ha fatto una bella azione, ha fatto una bella azione, però ha messo la palla dentro ma non c'era nessuno. Storari nel primo tempo aveva fatto una bella uscita invece su Georgievic, che aveva sbagliato, no, su Georgievic, scusate, sì, su Georgievic forse, no, forse Georgievic non era entrato. Comunque sì, ha fatto una bella uscita comunque, anche se il giocatore della Lazio aveva sbagliato a tirare. E niente, la Juve ha subito tanto e la Lazio ha giocato molto meglio di noi, Pirlo ha sbagliato tante palle, comunque ragazzi, alla fine ci ha detto anche tanta fortuna, bisogna anche dirlo, no? Perché va bene, prima di quell'episodio che vi dirò tra poco, c'è stato un gol annullato su lancio, un gran lancio di Pirlo che palla per Matri che è entrata al posto di Llorente, Pereira al posto di Pogba. E lì ragazzi la musica è cambiata, Matri la mette dentro e il guardalino annulla per fuorigioco. Io l'ho rivisto una volta in diretta e sinceramente non sono riuscito a capire se il fuorigioco c'era o non c'era. Qualcuno dice che c'era di poco, qualcuno dice che non si capisce. Io non, sinceramente non ci ho fatto troppo caso, non mi sono reso conto. Comunque un gol dubbio, perché qualcuno diceva addirittura che c'era fuorigioco di 20 centimetri, ma se di 20 centimetri l'altro giocatore, non Matri, non lo so, comunque dovremmo rivederlo per dire se è un gol regolare, comunque è un episodio chiave, è un episodio dubbio. Poi, dopo quell'episodio, la Lazio ha cominciato a premere, Georgievic tipo da 25-30 metri scarica un sinistro impressionante, palo. Prende il palo, poi la palla continua e prende l'altro palo, poi esce. Che culo, ragazzi, che culo. Mi si è gelato il sangue. Ero con mio babbo e ci si è gelato il sangue in quel momento. Abbiamo detto questa è finita. E invece ci è andata bene, palo palo, e siamo stati molto bravi ad andare in vantaggio, molto, molto cinici. La Juve è stata molto cinica questa sera e molto bene, sono stati molto bravi. Grande palla per Matri che la protegge, arriva Tevez che calcia al volo, il difensore spinge, la palla rimane lì, Matri tira e la palla sembra tranquilla per il portiere, noi invece è sfortunato per Brescia ragazzi perché la palla gli rimbalza proprio davanti, lui la prende però la palla gli passa sopra, quindi è stato molto sfortunato, poteva fare meglio, però è stato anche sfortunato, comunque grande gol del Mitra 2-1 per la Juve, porca puttana, segna ragazzi, questo ragazzi è il nostro anno. Se uno prende palo palo e poi vinciamo, vuol dire che è il nostro anno. È il nostro anno, poi abbiamo segnato sulle elementari, quindi la partita è rimasta in bilico. Diciamo ragazzi che la Lazio ha giocato molto meglio, se nel primo tempo, secondo tempo, primo tempo supplementare, secondo tempo supplementare ha giocato bene la Lazio e meritava di vincere. Comunque la Juve ha dimostrato che anche giocando male riesce a vincere, quindi cosa vuoi più di così? E adesso vorrei sentire sti cazzo tanti juventini che stasera non possono parlare dell'arbitro perché ma ci hanno dato un gol a noi, quindi dell'arbitro non si può parlare, devono pigliarsi al culo, va bene, ci abbiamo avuto un po' di fortuna questa sera, però la fortuna fa parte del gioco, come ripeto, come l'Inter che ha avuto fortuna con il Barcellona.
al ritorno, che li ha tassati per tutta la partita. Ha vinto 1-0 il Barça e l'Inter è andata in finale. Non ce l'ha fatta il Barça, ragazzi. E fortuna anche quella alla fine. E quindi la Juve prende la decima coppa, la decima è a Torino. Quindi il Lazio ha giocato comunque una grande partita. Quindi complimenti alla Lazio perché ha giocato veramente una grande partita. Però abbiamo vinto noi e secondo me questa vittoria ci darà la carica per andare a Berlino. Però ancora ci sono due partite di campionato che io penso che la Juve vorrà vincere, soprattutto fare uno sgambettino al Napoli sabato, ragazzi, sarebbe bello con le riserve, ovviamente. Poi bisogna dire che ovviamente sono contento che non ha vinto la Lazio, perché devo dire una cosa, me ne assumo la responsabilità di quello che dico. Ma con tutti gli scandali che sono successi, ovviamente, ma una persona seria, no, onesta, tranquilla, che non fa confusione, una persona normale come me, si deve stupire che Lotito ha pilotato la Salernitana, avrebbe pilotato le partite? No, non si deve stupire, perché finché ci sarà sul calcio Lotito, che cazzo vogliamo cambiare sul calcio? Il calcio rimarrà sempre sporco finché ci sarà gente come Tavecchi e come Lotito. Ragazzi, è inutile che ce lo nascondiamo, questi non sono persone serie. Non sono assolutamente persone serie, quindi che dire? Stendiamo un velo pietoso, stendiamo un velo pietoso perché non c'è neanche nulla da dire, ragazzi. È talmente palese la cosa che Lotito non è una persona seria, si è sempre saputo, però stasera sono contento che non ha vinto niente, perché quest'anno non vinceranno niente, la Lazio. Mi dispiace per la squadra, ma sono contento per lui, perché è veramente una personaccia, una personaccia. E allora, ritornando alla partita, alla fine la Juve vince con un gol di Matri, e il Matri in Coppa Italia, ragazzi, abbiamo vinto grazie a lui, e siamo stati molto bravi, siamo stati. Comunque adesso do tutti i voti a tutti, e allora, Storari gli do un 7 perché ha fatto quella bella uscita, quindi se lo merita. Bonucci 6 perché ha regalato un calcio d'angolo e non mi è sembrato molto sicuro stasera, anche se non ha fatto sciocchezze incredibili. Barzagli, come sempre, abbastanza tranquello, bravo, 6 e mezzo. Lichtsteiner non è che ha fatto benissimo. Lichtsteiner gli do un 6 perché qualcosa ha fatto, ma forse non è che ha fatto grandissime cose, no? Pogba gli do 4, 4 e mezzo. Pogba stasera, ragazzi, è stato inguardabile. Non riusciva a vincere in velocità con nessuno. Secondo me è post infortunio, ma va bene, una partita sottotono ci può stare assolutamente. Vidal è stato bravo, ha combattuto, quindi 6 e mezzo anche a lui. Llorente gli do 6 perché si è dato da fare. Poi con quella palla che aveva messo in mezzo non c'era nessuno. Tevez gli do 6 e mezzo perché alla fine della partita è stato bravo, ha conquistato i falli in velocità, molto bravo. Matri gli do 7 e mezzo, 7 e mezzo. Chiellini gli do 8, è il migliore in campo secondo me Chiellini, perché ha fatto tutto quello che doveva fare, ha difeso benissimo, ha fatto gol, ha fatto un bel gol, e poi lui non è che ha piedi fatati, però ha fatto un bel gol, ed è stato molto bravo, quindi se lo merita. Pirlo 5, Pirlo sarebbe, diciamo, da 5, ragazzi, sarebbe da 5, sì, Pirlo da 5. Pirlo da 5, forse per i lanci improvvisi che fai, da un 5 e mezzo, perché a volte ha delle invenzioni incredibili, ma nulla di più. Pereira 7, perché Pereira, ragazzi, appena entra lui che ti cambia la partita, è sempre molto veloce, fa diventare la manovra della Juve molto frizzante, molto attiva, sempre molto pronto, quindi sì. Quindi sì, quindi 7 per Era. Mi sto scordando di qualcuno, vediamo. Mi sembra di averli detti tutti, se non sbaglio. No, non li ho detti tutti. Mi manca Evra, ragazzi. Manca Evra e
Evra, che dire, ha giocato una buona partita. Ha giocato una buona partita, non ha sfigurato per nulla. Ha perso qualche pallone, però alla fine ha fatto l'assist a Chiellini. Quindi un 6 e mezzo se lo merita tutto, anche lui se lo merita. E poi chi c'è rimasto? Storari l'ho detto, Lichtsteiner l'ho detto, Barzai l'ho detto, Chiellini l'ho detto, Pogba l'ho detto, Pirlo l'ho detto, Pereira, Llorente, Tevez, Matri, raga, Matri lo devo dire per forza perché non posso non dirlo, no? Matri ha fatto due gol, uno gli è stato annullato, l'altro l'ha messa dentro. Aveva fatto anche l'assist per Tevez, quindi un 7,5 Matri se lo merita. In queste due partite con l'Inter e soprattutto stasera è stato determinante, ma anche con l'Inter perché si è guadagnati il rigore del pareggio, quindi 7,5 Matri che se lo merita. Quindi Storari, Barzagli, Bonucci, anzi, quindi Storari 7, Barzagli 6,5, Bonucci 6. Evra 6 e mezzo, Pogba 4 e mezzo, Pirlo 5, Pereira 7, Evra 6 e mezzo, Llorente 6, Tevez 6 e mezzo, Matri 7 e mezzo, Elix Steiner 5 e mezzo, io ho dato Elix Steiner, non me lo ricordo più quanto gli ho dato, sì, ho dato 5 e mezzo. 5 e mezzo. Spero di non essermi dimenticato nessuno. Il voto da Allegri, voto da Allegri. Che dire? Sinceramente io al voto da Allegri do un 6, 6 e mezzo perché è stato bravo, diciamo che ha cambiato, ha visto che Llorente non riusciva più a prendere niente, l'ha sostituito, ha messo Matri, quindi mossa vincente, però su Pogba doveva farlo prima perché Pogba non ha azzeccato nulla stasera. Non è riuscita ad azzeccare nulla. Quindi ragazzi, grande Juve, la prova della Juve è stata di sacrificio. La Juve ha giocato molto male stasera, si è difesa, però è stata molto cinica. È stata molto cinica e ha sfruttato le occasioni che aveva. Quindi, segno evidente che questa è una squadra che, a mio avviso, è una squadra che invece di insultarla e dire che è una squadra di ladri, eccetera, eccetera, stasera la Juve ha fatto vedere che è una squadra che ragiona, molto cinica, che sfrutta le occasioni che ha, perché ha sfruttato le occasioni che ha avuto, no? E diciamo che si poteva anche fare meglio alcune volte. Sì, la Lazio è vero, ha avuto anche un contropiede micidiale sul primo tempo, su una palla sbagliata dalla Juve, e dove Cataldi non è riuscito a trovare il gol, per fortuna. Abbiamo rischiato diverse volte, diverse volte. Poi ha tirato un calcio di punizione supplementari, quindi è stata tutta una partita giocata bene, secondo me benissimo dalla Lazio e non benissimo dalla Juve. Quindi il voto finale alla Juve, ragazzi, gli do. Vabbè, come gioco è ovvio che gli do un 4, però per la grinta, perché è stata cinica, eccetera, eccetera, gli do un 9. Quindi 10, 11, 12, 13. Forse gli do anche un 4,5, dai, 4,5, no? Gli do un 4,5. E quindi diventa quasi 7 il vuoto, no? Perché se lo merita, perché diciamo che diciamo alla fine, ragazzi, che la Juve doveva, a mio avviso, fare molto meglio. A questo punto, anzi, forse cambio idea, diciamo che gli do un 9 come ha interpretato la partita, non come gioco, come ha vinto la partita, come ha sfruttato le occasioni, quindi 9. Dal punto di vista del gioco, gli do a questo punto, anche perché si è difesa bene, gli do un 5, dai, un 5. Perché in modo che la media della Juve viene 7, e sì, perché si merita 7 la Juve stasera, non come gioco, ma come concretizzazione delle azioni se lo merita.
Sì, poi certo, abbiamo sprecato anche noi, la Lazio aveva fatto un errore, anche noi non abbiamo approfittato. E su quel palo palo di Georgievic, a mio avviso c'era un evidente fallo su, mi sembra su Pirlo, comunque sono convinto che c'era un fallo, che Orsato non ha fischiato e comunque Georgievic ha preso il palo, per fortuna per noi ragazzi. Quindi ragazzi, questo è tutto. Questo è un anno fantastico per la Juve, sarà perché probabilmente vedranno che ho finito la scuola, perché ragazzi, io quest'anno ho finito la scuola, guardo la Juve quest'anno ha fatto una cosa fantastica. Come voto della stagione della Juve, ragazzi, io passerei al 9 e mezzo, 9 e mezzo. E se perdiamo la finale di Champions, 9 e mezzo rimane, perché la Juve è stata fantastica quest'anno. Ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa Italia. Quindi, Juve, fantastica. Un applauso da Juve. E che dire, ragazzi? Io, sinceramente, quando dico le cose, magari qualcuno mi ascolta, qualcuno no. Io oggi sul prepartita, se lo avete guardato, chi lo ha guardato, lo avevo detto, la Juve, non fa, secondo me, subirà molto, dovrà sfruttare le occasioni che ha. Perché me lo immaginavo che andava così. Un'altra cosa, ragazzi, sono rimasto un po' dispiaciuto che non avete nessuno guardato il mio video di Inter Juve e di Real Madrid Juve, i voti che ho dato alle squadre. Guardatelo, guardatelo, perché vedo che sul video dell'Inter ho più di 100 visualizzazioni e su quello nessuna, è un po' brutto, no? Quindi Inter Juve, Real Juve sono due partite fondamentali, cioè Real Juve è una partita fondamentale, dell'Inter parlo un po' meno. La Madrid Juve è una partita fondamentale, quindi guardatelo perché penso che vi potrà interessare. Quindi ragazzi, che dire, sempre forza Juve e ci rivediamo. Mi sembra che domani ci sia la finale di Europa League, o sbaglio? Sì, penso che ci sia la finale di Europa League. E ci rivedremo domani sera con il commento della partita, oppure lo posso farlo anche venerdì pomeriggio, Tanto ragazzi, alla fine sì, la finale di Europa League la commento, però alla fine non è che mi interessi più di tanto, mi potrebbe interessare perché se la Juve vincesse la Champions si dovrebbe giocare la Supercoppa Europea con chi vince domani sera. Quindi ragazzi, la Juve ha giocato male, però ha vinto, siamo tutti contenti, soprattutto io. Cari gufi juventini, quest'anno, almeno per adesso, la gufata non vi sta riuscendo. Sperate nella finale e perché se la Juve vince anche la Champions quest'anno avete fallito in tutto. Quindi ragazzi, ci vediamo o domani sera o venerdì. Mi raccomando, guardate il video dei voti di Inter Juve, della Madrid Juve e soprattutto ragazzi, vi voglio numerosi. Vabbè, chi non si è iscritto, gli consiglio di iscriversi al canale o di mettere mi piace magari a questo video, ai video della Juve, eccetera eccetera, però vorrei anche che guardaste il video di Calciopoli che ho pubblicato oggi perché ho fatto un bel lavoro, diciamo, ho parlato tanto e quindi guardatemelo, mi farebbe piacere. Ciao ragazzi e forza Juve, ciao.